Salve e benvenuti. In questo video vedremo come determinare le azioni del vento sulle costruzioni. I documenti normativi a cui faremo riferimento sono le norme tecniche per le costruzioni, aggiornamento 2016, e il documento normativo CNR 207/2008. Quest'ultimo documento in particolare è un lavoro scientifico molto dettagliato che costituisce un utile ed indispensabile riferimento per un approfondimento riferito allo studio delle azioni del vento sugli elementi costruttivi e sulla costruzione in genere. Entrambi i documenti normativi sono consultabili e liberamente scaricabili dal mio sito robertolapiello.it, raggiungibile anche attraverso l'interazione con la scheda allegata a questo video che può essere visualizzata portando il puntatore del mouse nell'angolo in alto a destra di questo video. Nella lezione, oltre alla trattazione dei principali riferimenti tecnici e normativi, sarà sviluppato anche un semplice esempio di calcolo dell'azione del vento, facendo riferimento al comune caso di un edificio da sottoporre a verifica delle azioni globali del vento. Buona lezione. Per le costruzioni di forme e dimensioni usuali, le azioni del vento possono essere ricondotte ad azioni di tipo statiche che dipendono dalla pressione cinetica sulla superficie delle costruzioni, correlata alla velocità di picco del vento di riferimento in relazione alla zona su cui erge la costruzione, a cui vengono applicati alcuni coefficienti che consentono di tener conto delle condizioni ambientali locali e degli effetti aerodinamici globali. La pressione del vento su una superficie si ottiene quindi moltiplicando la pressione cinetica di picco di riferimento per il coefficiente di esposizione, quindi per il coefficiente di pressione e infine per il coefficiente dinamico. Per quanto attiene al coefficiente dinamico, per le costruzioni di tipologie ricorrenti, quali gli edifici di forma regolare, con altezze non superiori a 80 metri e i capannoni industriali, si può assumere cautelativamente CD uguale a 1. Passiamo quindi ad illustrare come determinare i vari fattori necessari per il calcolo del carico da vento sulle costruzioni. La pressione cinetica di riferimento è data dall'espressione Q con R uguale a 1/2 di ρ per V con R al quadrato, dove con ρ si è indicata la densità dell'aria che si assume convenzionalmente pari a 1,25 kg al metro cubo, mentre con V con R si è indicata la velocità di riferimento del vento. La velocità di riferimento del vento si ottiene moltiplicando la velocità di base, funzione della zona geografica in cui insiste la costruzione, per il coefficiente C con R, che tiene conto del tempo di ritorno di progetto. Per le costruzioni normali, il cui tempo di ritorno è 50 anni, si assume C con R uguale a 1. Per costruzioni invece il cui tempo di ritorno è diverso da 50 anni, il coefficiente di ritorno può essere valutato con le formule riportate nella slide. In particolare, la prima si utilizza per un tempi di ritorno compresi tra 5 e 50 anni, mentre la seconda è da utilizzare per tempi di ritorno superiori ai 50 anni. Indicazioni circa la scelta del tempo di ritorno da associare alle diverse tipologie di costruzioni si ritrovano nel documento normativo CNR DT 207, in cui si suggerisce che per costruzioni provvisorie in fase di costruzione o di demolizione si può assumere un tempo di ritorno di 10 anni. Per le costruzioni normali, come già detto, un tempo di ritorno 50 anni, per costruzioni di rilevante importanza il massimo del tempo tra la vita nominale di progetto è 100 anni. Infine, per le costruzioni di importanza strategica il massimo tra la vita nominale di progetto è 200 anni. Vediamo ora come ricavare la velocità di base per il luogo dove insiste la costruzione. Le norme tecniche suddividono l'Italia in 9 zone, individuate sia graficamente su una cartina geografica, sia con l'elencazione dettagliata delle regioni e delle province che appartengono ad ogni specifica zona. Per ognuna di queste zone è fornita una velocità di base a livello del mare e due parametri, A con 0 e K con A, con i quali calcolare il coefficiente C con A
tenendo conto delle effettive quote sul livello del mare del sito su cui si erge la costruzione. Se la quota del luogo è inferiore alla quota di riferimento A con 0, si assume C con A uguale a 1, mentre se A con S è maggiore di A con 0, occorre utilizzare la formula 1 più K con A per A con S fratto A con 0 meno 1, e questo per quote fino a un massimo di 1500 metri. La velocità di base del luogo si ottiene quindi moltiplicando la velocità di base a livello del mare per il coefficiente C con A. Per luoghi posti a quota superiore ai 1500 metri occorre effettuare un'analisi specifica sulle velocità del vento registrate nel luogo, adottando comunque un valore della velocità di base non inferiore a quella che si ricava dalla formula per quote A con S uguale a 1500 metri. Vediamo subito con un esempio come determinare la velocità di base per un luogo e la pressione cinetica di riferimento. Nell'esempio si fa riferimento ad un luogo della regione Campania, in prossimità della costa, posto ad una quota di 10 metri sul livello del mare. Ci riferiamo ad una costruzione normale, nella fattispecie un edificio residenziale, per cui si adotterà un tempo di ritorno T con R uguale a 50 anni e si assume quindi per il coefficiente C con R il valore unitario. La Campania rientra nella zona 3 e dalla tabella della normativa ricaviamo la velocità di base a livello del mare, pari a 27 metri al secondo, la quota A con 0 di 500 metri e il parametro K con A. Nel nostro caso, essendo la quota del luogo 10 metri inferiore alla quota di riferimento A con 0, che è 500 metri, il coefficiente C con A è da assumere uguale a 1. La velocità di base del sito è pari a V con B0 per C con A, e cioè a 27 per 1, pari proprio a 27 metri al secondo. La velocità di riferimento del luogo si ottiene moltiplicando la velocità di base per il coefficiente di ritorno C con R, che in questo caso è anch'esso pari a 1. La velocità di riferimento è pari allora a 27 metri al secondo. Determinata la velocità di riferimento V con R, si passa a calcolare la pressione cinetica di riferimento del luogo, che si ottiene moltiplicando un mezzo per la densità convenzionale dell'area e per la velocità di riferimento elevata al quadrato. Sostituendo i valori si ottiene la pressione cinetica di riferimento del luogo, che è pari a 0,456 kN al metro quadro. Passiamo adesso all'analisi dei coefficienti che ci consentono di passare dalla pressione cinetica di riferimento del luogo alla pressione, quindi al carico dal vento sugli elementi costruttivi. Il coefficiente di esposizione dipende dall'altezza sul suolo Z del punto considerato sulla costruzione per il calcolo dell'azione del vento, dalla topografia del terreno e dipende inoltre dalla categoria di esposizione del sito. Per il coefficiente di topografia, tranne il caso di pendii o colline isolate, si assume il valore unitario. Nelle formule, oltre all'altezza z del punto considerato e al coefficiente di topografia c con t, compaiono i parametri k con r, z con 0 e z minimo. Questi, nell'ordine, rappresentano il fattore del terreno, l'altezza di rugosità del terreno e l'altezza minima per la variabilità del coefficiente di esposizione. I valori di questi parametri sono forniti dalla norma in funzione della categoria di esposizione del luogo, che è individuata a sua volta in funzione della posizione geografica e della classe di rugosità del terreno. La normativa prevede 5 categorie di sito. Per l'individuazione della categoria del sito, oltre alla posizione geografica, occorre individuare la classe di rugosità da assumere per il terreno. La norma fornisce 4 classi di rugosità, nominate come lettere maiuscole dalla A alla D. Per ogni classe fornisce una descrizione dei luoghi in relazione alla esposizione all'azione del vento.
La classe A fa riferimento alle aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici di altezza media superiore ai 15 metri. La classe B fa riferimento a aree urbane, suburbane o industriali che non rientrano nella classe A. La classe C invece fa riferimento ad aree con ostacoli diffusi, quali possono essere case, muri di recinzione e aree con rugosità che non sono riconducibili né alle classi A e B e né alla classe D. La classe D fa riferimento alla fascia costiera del mare entro i 2 km, ai laghi di larghezza almeno pari a 1 km, con relativa fascia costiera entro 1 km. Fa inoltre riferimento alle aree prive di ostacoli o con ostacoli isolati, come in aperta campagna, nei pascoli, negli aeroporti e aree similari. Le norme CRR forniscono inoltre un criterio da seguire per l'attribuzione della classe di rugosità al sito, tenendo conto delle descrizioni fornite nella tabella per le singole classi e puntualizzando ancora maggiormente le condizioni da osservare per un'opportuna classificazione. Per l'individuazione della categoria di esposizione del sito, dopo aver individuato la classe di rugosità del terreno, si deve interagire sui grafici che sono forniti dalle norme tecniche per le singole zone. Le norme forniscono 4 schemi grafici, ognuno facente riferimento a luoghi appartenenti a specifiche zone. Intersecando la condizione geografica con la classe di rugosità del terreno si ricava la categoria di esposizione del sito. Ma vediamo come fare praticamente proseguendo il nostro esempio applicativo. Il nostro sito è in regione Campania, quindi in zona 3, e si trova entro la fascia di 2 km dalla costa. La posizione geografica è individuata quindi nella prima colonna dello schema grafico relativo alla zona 3. Essendo il sito entro i 2 km della fascia costiera, si deve assumere per il sito la classe di rugosità D. Intersecando la prima colonna dello schema grafico con la riga corrispondente alla classe di rugosità D, si ricava che la categoria di esposizione del sito è la prima. Dalla tabella delle categorie in corrispondenza della prima, ricaviamo i parametri per il calcolo del coefficiente di esposizione, assumendo un'altezza di riferimento della costruzione pari a 12 metri. Sostituendo i valori dei parametri nella formula, si ricava che C con E è uguale a 2,89. Il coefficiente di pressione è di natura aerodinamica e dipende dalla geometria della costruzione e dal suo orientamento rispetto alla direzione del vento. La trattazione dettagliata dei vari casi che possono presentarsi nella pratica progettuale è contenuta nel documento normativo CNR DT 207, a cui più volte si è fatto qui riferimento. In questa video lezione ci limitiamo a presentare sommariamente i principali casi di interesse per gli edifici civili. Illustriamo qui il caso di un edificio di forma regolare. In relazione al rapporto tra l'altezza H e la lunghezza D dell'edificio nella direzione del vento, sono fornite le formule che consentono di determinare il coefficiente di pressione esterno agente sulle superfici di sopravento, sulle superfici laterali e sulle superfici di sottovento. Si intende per superficie sopravento quella che è direttamente investita dall'azione del vento, quella di sottovento è invece quella che si trova dal lato opposto della direzione del vento. A seconda della superficie di riferimento, il coefficiente di pressione può assumere un valore positivo o negativo. Il segno positivo comporta un'azione di pressione sulla parete, cioè una direzione delle forze verso l'interno della parete. Al segno meno corrisponde invece un'azione di depressione, cioè una forza che esce dalla superficie di riferimento della parete. In questo caso, la parete di sopravvento è soggetta ad una pressione diretta verso l'interno della costruzione, mentre la parete di sottovento e le pareti laterali sono soggette ad una depressione, cioè a forze dirette verso l'esterno della costruzione.
Nella diapositiva è riportato anche il diagramma con i valori dei coefficienti di pressione sulle diverse superfici in relazione al rapporto H/D. Per le coperture piane, lungo la direzione del vento si individuano due aree con diversi valori dei coefficienti di pressione, un'area A ed un'area B. In particolare, l'area A, in prossimità della parete di sopravvento, sarà soggetta ad una depressione con coefficiente di pressione pari a meno 0,80. Quest'area si estende fino ad una distanza pari al minore tra la dimensione B e H mezzi. L'area successiva può essere sollecitata o da una pressione o da una depressione, che si ottiene applicando un coefficiente di pressione pari a più o meno 0,20. Nelle combinazioni di carico andrà adottato il segno algebrico che fornisce l'azione più gravosa per la costruzione o per gli elementi strutturali oggetti di verifica. Vediamo ora brevemente il caso delle coperture a una falda. In relazione all'angolo alfa della falda si può ottenere una pressione o una depressione, cioè un coefficiente di pressione positivo o negativo. Per i valori di alfa compresi tra 0 e 45 gradi, l'azione del vento può passare rapidamente da una pressione ad una depressione, per cui si forniscono sia valori positivi che negativi del coefficiente di pressione. Nelle verifiche andrà adottato il segno algebrico che in relazione alla combinazione di carico fornisce le sollecitazioni più gravose per la costruzione o per l'elemento strutturale oggetto di verifica. Ma riprendiamo il nostro esempio di calcolo riassumendo i passaggi eseguiti e finalizzando il calcolo dell'azione del vento sulle superfici dell'edificio. Stiamo trattando il caso di un edificio di forma regolare, eretto in una località della regione Campania lungo la fascia costiera. Il sito ricade nella zona 3 e la categoria del sito è la prima. Con questi dati abbiamo determinato la pressione cinetica di picco di riferimento del luogo e il coefficiente di esposizione. Per il coefficiente dinamico si assume il valore unitario. Valutiamo ora i coefficienti di pressione e il carico da vento per le diverse superfici. Assumendo per l'edificio un rapporto H/D uguale a 1, per la parete di sopravvento si ricava il coefficiente di pressione esterno con la formula 0,7 più 0,1 per H/D, e cioè 0,7 più 0,1 uguale a 0,8. Il carico da vento che agisce sulla parete si ottiene moltiplicando la pressione cinetica di riferimento per il coefficiente di esposizione, quindi per il coefficiente di pressione e infine per il coefficiente dinamico. Sostituendo i valori si ottiene un carico diretto verso l'interno dell'edificio, quindi una pressione sulla parete di sopravvento pari a 1,054 kN al metro quadro. Sulla parete di sottovento agisce invece una depressione che è fornita dal coefficiente di pressione esterno C con PE, calcolabile con la formula meno 0,3 meno 0,2 per H/D, e cioè pari a meno 0,5. Applicando questo valore del coefficiente nella formula del carico da vento, si ricava un carico negativo, cioè diretto dalla parete verso l'esterno dell'edificio, è pari a meno 0,659 kN al metro quadro. Entrambi i carichi sulla parete di sopravvento e sulla parete di sottovento agiscono nella stessa direzione e con lo stesso verso, producendo rispetto alla base dell'edificio un momento diverso orario. Per ottenere le sollecitazioni più gravose, poiché nella zona A, in prossimità della parete di sopravvento, agisce comunque una depressione, cioè un carico diretto verso l'alto. Per produrre un momento dello stesso verso di quello prodotto dall'azione del vento sulle pareti, si deve assumere il segno positivo al coefficiente di pressione per la zona B della copertura. Nella zona A si assume quindi un coefficiente Cp con E pari a meno 0,8, mentre per la zona B si assume un coefficiente di pressione esterno positivo e pari a più 0,2.
Per quanto attiene alla profondità della zona A, questa sarà pari al minimo tra la dimensione B e all'altezza dell'edificio diviso 2. Siamo arrivati al termine di questa lezione. Al fine di contenere entro tempi ragionevoli la durata di questo video, ho cercato di illustrare i contenuti fondamentali forniti dalle norme tecniche e che sono alla base del calcolo delle azioni del vento. In particolare, per la trattazione dei coefficienti di pressione mi sono limitato a presentare i casi più frequenti inerenti agli edifici, ma per esigenze formative più dettagliate vi invito alla lettura del documento normativo redatto dal CNR, che può essere scaricato anche dal mio sito facendo clic nella scheda che appare portando in alto a destra di questo video il puntatore del mouse. Ringraziandovi dell'attenzione, vi do l'arrivederci ad un'altra video lezione su questo canale. Grazie.